scusi. Buongiorno. Salve. Lei chi è? Sono Matrix 38. Ah, piacere, Foxys. Mi dica. Perché si allontana? Non lo so. Ah, vero, bisogna, in questo periodo bisogna mantenere distanza. Comunque, Ma lei cosa ci... perché è qua? Lei come ha fatto ad arrivare qua? Lei Non lo come? so, stavo cucinando la pasta, sono finito qui. Ma io mi stavo prendendo un po' di legna e mi ritrovo cadere in una pozza d'acqua che mi porta qua. Ah. E perché siamo sbucati tutti e due qua? Non lo so, magari si è aperto un portale, siamo finiti Ok, qui. quindi siccome noi non riusciremo sicuramente mai a trovare più le nostre case. Oh, le distanze, le distanze! Mi ha fatto laggare pure. Se non rispetta le distanze, me lagga. Oh, mi tocca fare questa serie insieme a lei, Vito. Perché io ero nel mio server multiplayer con gli altri miei amici. E giustamente ora è molto distante, non ci posso arrivare. Lei accetta? Un attimo, ci faccio pensare. Va bene, accetto. Ok, allora incominciamo ad andare a prendere legna. Allora ragazzi, come potete vedere abbiamo già. Sono le api! Come potete avere capito, abbiamo un nostro nuovo compagno di viaggio, molto un po' cretino, spero che non l'abbia sentito. Le distanze! Non me la son preso per quello che hai detto, me la son preso perché sei un naso. No. Allora, aspetta un attimo, devo chiudere la porta. Non me la sono preso perché hai detto cretino, me la sono ripreso perché... Allora, io innanzitutto, ragazzi. Cavallo! Cavallo! Cavalli, anzi! Ma io ci ho anche bassi. Cavallino! Ui! Vabbè, intanto prendiamo questa zucca. Perché direi, giustamente dobbiamo sfamare pure a quel povero bambino. Quindi purtroppo gli devo portare a mangiare pure. Speriamo che lui non mi lasci digiuno pure. Se no. Perché dovrei? Che so, io mica ti conosco, signor 38. Aspetta che. Vabbè. Ma lei dov'è, signor 38? Sono in una fossa che sto pigliando pietra. Ma Ah, raga, già ti sei scavata la fossa, perché sai che prima o poi ti ucciderò. no! Ah, già. Dov'è? Vediamo. Guarda, è una bella fossa buia e profonda. Lei là, Profondo. lei ce l'ha un po' di legna per me? No. Grazie, ma cioè, mi devo rovinare le mie bellissime manine di volpe per prendere un po' di legna. Ma a maggior ragione che una volpe dovrebbe avere le unghie. Siccome sono in fase di mutazione, le unghie mi sono cadute e ora mi devono ricrescere. Lei è una volpe mutante? Eh sì. È un genere raro. Eh sì, ma scusi, lei dov'è? Nella caverna. Ho capito. Però le sto dicendo che sta facendo buio e ci sarà un piccolo, piccolo problemino. Ci sono i mostri, ma non abbiamo la lana, come facciamo? Eh sì, ma io non ho manco una spada. Vabbè, quella ce l'ho io. Quindi gentilmente almeno due pezzi di pietra per farmi. Cioè, lei lo sa, ha spada. La pietra ce l'ho. Sì, proprio due pezzi per farmi la spada. Anzi, me ne dia cinque. Ma lei venga in caverna con me, no? Eh sì, ma non troppo la caverna. Aspetta, vengo fuori e la faccio vedere. Allora, intanto io mi faccio qua i pezzi di legno, me li faccio in bellissimi assi di quercia, perché io sono spettacolare rispetto al tuo. Mi tocca condividere la mia sera con questo, guarda un po'. Vabbè, allora, Dov'è lei? Sono qui dietro di lei. Ah, non la vedevo, lei che è rossa si mimetizza con quel fungo gigante là. Ma cosa? Come faccio a mimetizzarmi? Vedo della luce, acqua. L'ho messa io, ci credo. Che bella la tua fossa. Guarda che fortuna! Sentiamo, diamanti. C'è una miniera! Wow! Fortuna! Che fortuna, fortuna. Ma quando gioco io... Allora, io
io sto scendendo, c'è caso di pericolo? No, in teoria no. Basta che non mi togli i blocchi. La miniera! L'ho detto! E tu hai detto... Scheletro, scheletro. Uno scheletro? La cesta è mia quella. No, me la rubo io. No, no, è mia. Pure se mi faccio saltare... Aria! Ladro! Tanto a te... L'anguria, l'anguria! Scappa! Scappa! Sono rimasto bloccato. Mi butto giù, mi butto giù. Oddio, me lo potevi dire che era profondo. Me lo devi chiedere. A chi io lo devo chiedere? Non è che l'ho fatto io il mondo. No. E chi? Sei generato da solo. Infatti siamo io. Se gentilmente mi dassi quel poco di pietra, così almeno mi faccio l'essenziale. Se lei mi seguisse. Ma se io sono L. Ma come mi seguisse? Prima mi dice scappa, scappa, scappa! Io poi mi perché non mi seguisce? Lei risalga da questo punto di acqua e venga qui. Sì, ma qua ho visto tanti minerali. Va bene, arrivo. No, io sono salito. Ma allora ci decidiamo? No, lei si deve decidere. Venga su. Contento? Almeno altri tre. Così posso fare per il piccone. Ecco a lei. Ecco, grazie. Ai! No. Allontanati da lì. Giù. Porca miseria. Perché mi si apre l'inventario? Non me ne date 5, me ne date solamente. Torna. Sto tornando giù. Aia. Sono morto. Guarda un po' cosa aveva nell'inventario. Ladro! Guarda un po' cosa aveva. Cosa aveva? L'ho trovato nella cassa della miniera. Ridammi mio. Che cosa? Ridammi. Ma se ridammi mio. Non c'è più niente. Sono scomparso appena ti sei buttato. Oh, chi è che mi picchia? No, fermo. Te li do, fermo. Fermo, tieni. Allora, tieni qua. Questo era tuo. Questo era il tuo. Questo è tuo. Questa cacchina è tua. Questo pure. Questo è tuo. Basta, non ho più niente di te. No. La mia mela d'oro. Questa, siccome io sto morendo di vita, me la mangio. Ok. Tieni, non piangere. Ma chi sta piangendo? Non è che sto piangendo, sto andando a cercare le cose io. Eh sì, ma a me non mi dassi ora un po' di pane perché sto morendo per davvero di... Ma non ne ho cibo. Lo fabbrichi. Come? Non abbiamo animali. Abbiamo i semi. Ho capito. Che mi hai fatto fare il piccone di carbone, tu... Ma mi ha ucciso uno zombie. Ma allora sei proprio cretino tu, di tuo. Ma no. Non l'ho manco visto. Sì, non l'ho proprio manco visto. Tu mai niente, vedi, signor 38. Ma lei che cosa ne sa? Io e lei non ci conosciamo. Sì, come no. Vicino alla sua roba c'è un creeper che se esplode, la sua roba lo sa che fine farà. Non lo voglio sapere, infatti. Porco due, mi hai fatto spaventare. Non ti permettere più a volare così. Ma non ho volato. No, hai fatto il balzo della fede là, il lancio della fede. No, praticamente ho fatto. Mi sono buttato dalla cascata e ho rimbalzato, non so perché. E che hai? Trampoli nei piedi? Magari c'ho trampe nei miei piedi. Mettiamo un po' di torce, va, per favore. Che con te qua c'è proprio di rischiarsela. Ma non è colpa mia! Matrix, e qua c'è stato un attentato, un creeper esploso.